Ciao, oggi vi portiamo sul monte Macaion. Io sono Marco, Io Lucia. canale Excursioniamo, seguite il nostro itinerario. Lasciamo l'auto al parcheggio di Plazze di Tret, si prosegue per il sentiero 512 che passa per il lago di Tret e poi indica anche la cima del monte Macaion. La prima tratta di sentiero è in un bosco, un bel bosco di abeti, piuttosto fitto, molto carino. Amici, siamo al lago di Tret, in Val di Non. Per arrivare sino a qui sono 2 km percorsi in 45 minuti. Abbiamo un attimo perso la bussola, ma comunque niente, è molto semplice. Al lago si tiene la sinistra del lago, si segue il sentiero numero 9, indicazione Val d'Rue, dove c'è un rifugio, e dal rifugio poi ritrovate ancora i segnavia per Gantkofel, ovvero Monte Macaion, sentiero sempre indicato come 512. E dal rifugio il sentiero diventa il numero 500, porta sia in direzione Penegal, ma noi terremo il sentiero 500 seguendo il monte Macaion o Gantkofel. A distanza di una mezz'ora di cammino dal rifugio, il sentiero inizia a scendere in maniera piuttosto pronunciata. Noi proseguiamo, è sempre indicato come numero 500, quindi la via è quella giusta, però si perde quota. Si passa in un vallone e quindi poi bisognerà riguadagnarsela. Stiamo registrando la traccia GPS. Se anche voi volete riceverla, leggete sotto nel commento in descrizione come fare ad ottenerla. Ed eccoci sulla cima del Macaion, croce, Lucia. Splendido. 3 ore di cammino, 8 km di distanza. Vista da qui, davvero notevole. Thank you.
si scende per lo stesso itinerario dell'andata. State con noi. Dalla località Prali di Laures prendiamo il sentiero 511B in direzione Malga di Fondo per evitare la risalita che ci sarebbe toccata per ritornare verso il lago di Tret per il sentiero numero 500. Quindi vediamo se continua a scendere. Purtroppo l'idea di non fare più salita è sfumata, come vedete. Infatti stiamo facendo una bella salita, forse era meglio fare il sentiero che abbiamo fatto l'andata, adesso vedremo come va a finire. E siamo alla fine del nostro giro, che alla fine sulla via del ritorno è venuto un po' un'allungatoia, però pazienza. E giro complessivo di 17 rotti chilometri, infatti un 5 ore e mezza. Bellissimo giro, consigliato per la vista di tutto l'Alto Adige. Sì, ci è piaciuto molto, affrontato con gli scarponi senza nulla, nella parte alta magari un paio di catenelle non sarebbero guastate per un po' di ghiaccio, però portato a casa bene. Alla prossima! Ciao, seguiteci!